posatore stende un cavo all'interno di una buca, di una trincea, ecco esattamente la parola tecnica è trincea. Chiaramente questi cavi non sono infiniti, quindi a un certo punto finiscono e devono essere giuntati. Il giuntista fa esattamente questo. Si chiamano installatori di fibra ottica e sono quei lavoratori più richiesti e più difficili da trovare. Un esempio? L'ultimo bando della Regione Lazio, dove per 15 posti offerti non è arrivata nemmeno una decina di risposte. Forse è che il problema è di comunicazione più che altro, cioè come far raggiungere questo tipo di notizie all'utenza. Alla chiamata precedente, a ottobre, era andata diversamente. Sono venuti in 400 per 60 posti. Una bella differenza, forse perché l'ultima proposta era uno stage a 800 euro. Questo settore, almeno fino ad oggi, è stato meno attrattivo di altri settori contigui. Ma non è che forse dipende dal fatto che fino ad oggi questo settore è stato strangolato dalle politiche del massimo ribasso? Quello che hanno richiesto per i posatori, hanno richiesto un diploma e la voglia di lavorare. Ma quindi è vero o no che servono immigrati per fare questo lavoro? La verità è che servono persone che abbiano voglia di lavorare e penso che in Italia ce ne siano abbastanza. Siamo davvero convinti che il problema sia la mancanza di manodopera. Ma se io non faccio programmazione, sto semplicemente parlando di lavori a tempo determinato. Allora, mi aveva molto incuriosito questo mondo della fibra, perché sapevo che non si trovavano le persone, addirittura Piantedosi l'avrebbe detto alla Meloni, la Meloni ne parla in un'intervista televisiva, dice ma noi abbiamo un problema grande come una casa, bisogna prendere lì stranieri a posare la fibra. Mi sono detta ma chi avrà sto lavoro di così terribile, che è poi un lavoro importantissimo per tutti noi, che vuol dire? Vuol dire far arrivare l'accesso a internet veloce nelle nostre case, il PNRR ci dà i soldi per farlo, com'è possibile che in Italia non riusciamo a farlo?